Dei mercati, buongiorno. Sì, è vero. È incredibile, Diego Fusaro. Buongiorno Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno Francesco, buongiorno di Abbiamo nuovo. Sentito l'argomento, d'altronde è l'argomento del giorno. Valerio Malvezzi, lo vedo già pronto. Valerio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Fabio. Benvenuto, ciao Valerio, buongiorno. Benvenuto, economista, l'economia spiegata bene, ma credo... quella umanistica spiegata sì, bene. Sì, economia certo, umanistica, ma d'altronde uomini siamo, mica siamo animali o no. Ma qualcuno se l'è dimenticato. Bisogna dirlo, dici tu, bisogna dirlo. Ma hai sentito, è l'argomento del giorno Valerio, una domanda a te e la facciamo anche su questo taglio dei parlamentari. E la tua visione di quella che ormai è legge, ci saranno degli aggiustamenti ma è legge, quindi i parlamentari saranno diminuiti di molto, 400 diventeranno alla Camera, un po' più della metà. Beh, quello che è successo oggi è l'inizio della fine della democrazia, quindi è un errore strategico incredibile dettato fondamentalmente dalla paura e dalla demagogia. Io sono sempre stato contrario a questa cosa e ovviamente non me ne frega niente, adesso so benissimo che dopo che avrò detto questa cosa perderò tanti amici su Facebook e me ne farò una ragione, avrò tanti insulti sui social e me ne farò un'altra ragione. Non vivo di politica, grazie al cielo, vivo grazie al mio lavoro e quindi esprimo delle opinioni libere e in controcorrente. Vedere ieri tutte quelle palline verdi dei voti favorevoli di questo plebiscito che c'è stato mi dà l'idea di quanto è sceso, scaduto e crollato il valore del fare politica. Cioè sull'altare della paura e sull'altare della demagogia e della rielezione, perché in realtà il pensiero nascosto di ogni persona è che è in Parlamento, come faccio a rimettere il culo lì? Che è l'unico motivo per il quale uno fa politica oggi. Beh, allora... se questo è il modo di ragionare, io penso che sia un modo di ragionare veramente meschino. Ero già intervenuto su questo tema, sul tema, allora era solo un'ipotesi il taglio dei parlamentari, ero intervenuto parlando dei numeri, perché signori, bisogna parlare del valore delle cose. Allora, il taglio è stato calcolato da un autorevole centro studi in circa lo 0,007% della spesa pubblica. Cioè, il risparmio che noi andiamo ad avere tagliando i parlamentari è zero. Stiamo parlando del nulla. Ovviamente gli ignoranti mi scriveranno vabbè, ma intanto quei soldi lì dalli a noi, che è il modo di ragionare tipico dell'invidia, del modo di ragionare più basso delle persone. Ma intanto fosse anche il costo di un caffè risparmiamo. Allora, forse la gente non ha capito che cos'è il bilancio di uno Stato. Cioè una cazzata fatta da un parlamentare in termini di leggi può decidere il nostro futuro per decenni. Prima considerazione. Seconda considerazione, per secoli sono stati spesi fiumi, veramente fiumi di sangue per poter avere una democrazia rappresentativa e popolare, che è stata una delle più grandi conquiste dell'Occidente soprattutto, e oggi stiamo facendo una marcia indietro. Questi sono progetti che peraltro sono sempre stati avversati dall'elite, per esempio la P2, ma anche altre organizzazioni, ovviamente voleva un numero di parlamentari molto più piccolo. Perché? Perché li puoi controllare più facilmente. Già oggi le segreterie dei partiti scelgono di fatto i rappresentanti. Già oggi andare a votare è praticamente inutile, perché tanto, voglio dire, sono i partiti che scelgono quei quattro che devono essere portati in Parlamento. Domani sarà molto più facile, perché avremo un Parlamento molto più piccolo, delle intere aree diciamo di rappresentanza sempre più legate alle lobby, e quindi è chiaro che più tu riduci il costo della rappresentanza, più questa meno costa. Però c'è una questione, da una parte il costo e dall'altra il valore. Noi non possiamo pensare di andare a risparmiare sul diritto dei cittadini di esprimere la propria voce. Penso che sia stata una delle scelte più brutte, demagogiche e infelici della storia della Repubblica Italiana. Naturalmente la mia è un'opinione controcorrente,
E naturalmente ci sono quelli che oggi festeggiano non capendo che quelli che in realtà guadagnano non sono i piccolini, non è il singolo elettore, non abbiamo risparmiato niente sul bilancio dello Stato, è un fatto simbolico, direte voi, certo. È il simbolo della morte della democrazia. Ecco Valerio, ma in questo è evidente perché lo abbiamo già detto, ma non ti sembra allora che qui in Italia facciamo... Tanto evidente Fabio non lo è perché tutti okay. La pensano diversamente, quindi... Lo so, è vero, questo è vero, ma sono scelte demagogiche che sono state praticamente... portate avanti e quindi si è costruita una sorta di coscienza collettiva da parte dei media mainstream, cioè dei mezzi di comunicazione sostanzialmente governati dalle lobby, che poi sono tutti quelli più importanti se vogliamo, che hanno portato il popolo a credere che questa sia una cosa corretta. Questo è il punto. Così come è stato nel passato, ne parlavamo prima del tuo intervento, con altre questioni importantissime legate alla nostra economia, come ad esempio le centrali elettriche nucleari che all'epoca sono state bandite, o la storia dei termovalorizzatori, altre cose che vengono negate a questo paese e che poi comportano non solo un danno ecologico ma anche economico gravissimo. Sono scelte demagogiche come questa del taglio dei parlamentari. Io le metto vicine perché sembra quando vengono attuate che siano cose meravigliose, fatte per il bene del paese eccetera, poi invece si rivelano un boomerang colossale. Allora, la mia spiegazione è leggermente diversa dalla tua, cioè la storia in realtà di questo provvedimento nasce per un fatto politico, c'è una forza politica ben precisa che ha posto questa questione. E questo ne abbiamo parlato, esatto, prima che tu intervenissi parlavamo proprio di questo, prego. Scusate, io non ho ascoltato la professione, sì, certo. Prima, quindi se dico delle cose che avete già detto... Ripetita Juvent. Certo. Ecco, però la storia è questa, c'è un partito politico che dice tagliamo i parlamentari, perché? Perché è evidente che tu prendi voti perché le persone, ovviamente, dopo che c'è stata una gestione politica schifosa per gli ultimi 30 anni, è chiaro che le persone hanno un odio nei confronti della politica. Allora è chiaro che se io vado a dire tagliamo la politica, tutti mi applaudono e io prendo voti. E io cosa faccio? Il politico. E quindi sto facendo questo per mettere il culo sul Parlamento. Questo per spiegare in modo chiaro il processo della demagogia. La demagogia serve ad ingannare le persone al fine di ottenere dei voti e prendere dei soldi. Questa è la ragione tecnica. Prova ne sia il fatto che non mi risulta che si siano tagliati, come dire, le spese dei parlamentari. Anche perché, scusate, se vogliamo risparmiare sulla politica, allora vi dico io come si fa. Molto semplice. Primo, facciamo che uno prende come parlamentare i soldi che prendeva come lavoratore. Questa sarebbe una proposta intelligente. Quindi tu, in funzione di quello che hai fatto nella vita, vuoi andare a fare politica. Benissimo, io ti pago quello che tu guadagnavi nella media, supponiamo, degli ultimi 2 anni. In modo tale che se tu eri uno che guadagnava molto, vai a fare politica e io ti consento di avere lo stesso reddito che avevi prima. Questa sarebbe una proposta. Voi direte, vabbè, ma qui ritorniamo sul censo, allora solo i ricchi possono fare politica. Perché cosa pensate che succederà con questo tipo di riforma? Seconda considerazione, non vi va bene questa proposta, ve ne faccio un'altra. La politica si fa gratuitamente. Allora a quel punto, se proprio vogliamo metterla sul senso del risparmio, con la mia proposta si va a fare politica a gratis, perché è un onore. Tu mi paghi le spese, mi paghi i viaggi, le trasferte, il vivere a Roma... E io in cambio mi presto alla politica e a quel punto non abbiamo più i professionisti della politica, che sono quelli peraltro che dicono faccio 2 legislature, poi non la faccio più, poi c'è la deroga della deroga della deroga e sono lì da 10 anni e staranno lì magari 20, non lo so. Le persone fanno politica perché fanno un servizio allo Stato e non vengono pagate dallo Stato. Queste sarebbero proposte se vogliamo fare un ragionamento di carattere ideologico. Allora voglio vedere chi va a fare veramente politica. Ecco, volevo fermare Valerio, ma comunque insomma ha concluso rispetto proprio a questa seconda ipotesi, che secondo me è un'ipotesi percorribile, non è una cosa improponibile, cioè di fare la politica, intenderla come servizio pubblico, come parte, naturalmente non puoi dedicarci tutto il tuo tempo e quindi ci sarà bisogno di tutti
I parlamentari che esistono, che esistevano fino ad oggi, dedichi una parte del tuo tempo, come succede in tanti comuni della nostra Italia, cioè tu dedichi alla politica una parte del tuo tempo perché la vivi come missione, no? Come impegno, certo, ma... cittadino verso gli altri, verso la cosa pubblica e verso i tuoi connazionali, i tuoi concittadini, cosa che pure accade, non è un'astrazione, secondo me è percorribile, molto meglio questo, no? Sì, ma allora io ritengo assolutamente sì. Io sono d'accordo. Sì, ma se volete la mia opinione, io l'ho detto, ma so benissimo che non si farebbe mai una cosa del genere. Tanto è vero che è stato fatto l'opposto. Siamo andati nella logica dei grandi centri di potere, quindi stiamo andando nella logica di quello che era un progetto della P2, stiamo andando nella logica di avere un Parlamento fatto di lobbisti. Questo è quello che noi ci stiamo apprestando a percorrere. Quindi la mia proposta, esattamente in controcorrente, mai nessun partito politico potrebbe portare avanti una proposta del genere per la sola motivazione che abbiamo politici di professione, politici che stanno lì 10, 20, 30 anni per prendere uno stipendio, perché da altre parti non avrebbero quel tipo di rendita. Quindi la mia proposta è una proposta che è assolutamente inattuabile. Invece è stata attuata, come è stato dimostrato, una proposta demagogica. Perché? Perché nel momento in cui ci sono delle persone che tagliano i parlamentari, ottengono l'applauso del pubblico e quelle persone aumentano la possibilità di essere rieletti. Naturalmente andiamo verso un mondo fatto di segreterie di partito, cioè molto pochi che piazzano i loro amici nei collegi elettorali, e avremo quindi un mondo di leccaculo, perché questo è quello verso il quale stiamo andando, e ci sarà sempre meno spazio invece per, come dire, gli outsider, quelli che non fanno parte della logica di partito. Quindi quanto questo ci venga a costare lo scopriremo soltanto vivendo, però vi rendo noto che ci sono delle cose che hanno un valore talmente alto che soltanto un mongoloide può pensare di dire che abbiano troppo prezzo. Cioè il prezzo della libertà, il prezzo della democrazia non ha prezzo. Per di più stiamo parlando dello 0,% della spesa pubblica, almeno si sappia. Allora, a parte il mongoloide, è una battuta così, diciamo, non proprio riuscita di Valerio. No, rispetto al resto, ha ragione, perché rispetto al resto c'è da dire che siamo d'accordo. Mi scuso. Diciamo che potevo usare un altro aggettivo. Sì, certo. Potevo usare un altro aggettivo. Mi scuso perché qualche volta andando in diretta si possono dire delle cose. Sì, vabbè, niente di grave, dai. Sono parole di uso comune, ragazzi. Potevo usare un altro insulto. Certo. Però c'è il mio più totale disprezzo nei confronti di persone che usano la demagogia per fare politica. Sì. Vorrei che fosse chiaro. Ma questo non ci stiamo troppo, perché il politically correct ha anche un po' stufato, Francesco. Abbiamo pazienza. Le parole di uso comune si usano senza voler insultare nessuno. Oggi però si deve usare. No, ma è giusto. Anche perché si può scegliere. Ma per spiegare alla gente come fai. È vero, quando uno ha un qualcosa di chiarissimo da dire, come in questo caso, tante volte le cose si possono uscire. No, io voglio tornando dire. Tornando però ai fatti. Sì, prego. No, vai avanti. No, volevo dire, siccome noi sappiamo che Valerio ha degli impegni professionali da qui a brevissimo, io chiedo a Valerio se può stare con noi ancora un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, perché così Francesco fa le sue cose, ha il suo break velocissimo, perché noi abbiamo qualcosa da dire. Valerio si occupa principalmente di economia umanistica e se ne occupa tutti i giorni con le sue interventi qui a Radio Radio alle 10 del mattino, alle 18 di pomeriggio, e vedo gli ultimi, Valerio, interessantissimi. Cioè hai parlato delle multinazionali oggi che evadono 8 volte in più delle piccole imprese, hai parlato del surplus che noi abbiamo, dice, ma come, noi siamo in surplus eppure non cresciamo e anzi dobbiamo ancora pagare, crescita zero, cioè com'è possibile? Ecco, Valerio tutti i giorni, e io invito le persone che ci ascoltano di andare a vedere sul nostro canale YouTube Radio Radio TV, le repliche, non le repliche, diciamo, questi contenuti che noi diffondiamo in diretta qui alla radio alle 10 del mattino e alle 18 del pomeriggio, ma che poi le persone possono trovare per la consultazione su YouTube in un canale che abbiamo proprio dedicato a Malvezzi Quotidiani, cioè a questa rubrica di Valerio quotidiana di pochi minuti, quindi di facile fruizione, dove si parla di economia umanistica. Ecco, parliamo, ci preoccupiamo dello spread e non del benessere. Valerio ci spiega in parole povere, semplici, comprensibili per tutti, che cos'è l'economia, ma soprattutto l'economia umanistica, quella vera, quella che dovrebbe riguardare il cittadino. Lo fa
con queste pillole, diciamo, di saggezza economica. Ecco, però a parte questo, poi ci sono, e proprio per questo, con Valerio subito dopo il break vorremmo brevemente, perché poi lui ha da fare, parlare di queste cose, ma di un'iniziativa che ci è venuta, vero Valerio, al volo, così mentre parlavamo, ieri sera, eravamo al telefono, discutevamo delle cose, e poi vorremmo dire una cosa che è già accaduta qui a Radio Radio tanto tempo fa e vorremmo arricchirla con queste cose, lo diciamo pubblicamente perché da oggi noi ci mettiamo da fare per organizzarla. Valerio, ne parliamo dopo, ti va? Io sono in attesa, perché, ma lo dite dopo allora? Eh beh, certo. Allora ci fermiamo attendiamo un attimo. Che tu ci dai le tue perle. Ci fermiamo, okay. Anche se poi anche questo discorso...